canale YouTube di Luigi Gaudio. Squilibri sociali nella Roma del secondo secolo avanti Cristo. Una società sottosopra, una società in cui la situazione delle classi sociali cambia profondamente, cambia radicalmente dopo le conquiste che ci sono state, dopo le grandi vittorie, le guerre puniche, ma soprattutto le vittorie in Siria, Macedonia, Grecia, in Oriente in generale, determinano un cambiamento sociale. Leggiamo anzitutto quello che scrive un greco, un certo Appiano, storico e filosofo greco, riguardo alla situazione, ad esempio, dei piccoli proprietari in Italia. Dice infatti Appiano: i ricchi, occupata la maggior parte della terra incolta, cioè insomma era stato conquistato del terreno in seguito all'espansione nel centro-sud dell'Italia, un terreno ancora non coltivato. I ricchi si erano impossessati di questo terreno, adesso approfondiremo il discorso, e resi sicuri col passare del tempo che nessuno più l'avrebbe loro tolta, quante altre piccole proprietà di poveri erano loro vicine, o le compravano con la persuasione o le prendevano con la forza. Quindi i ricchi si arricchiscono sempre di più, riescono ad acquisire i terreni dei piccoli proprietari, addirittura in certi casi con la persuasione: ma non ti conviene più tenerlo, anche perché spesso questi piccoli proprietari non riescono effettivamente più, vedremo, a sostentarsi con la coltivazione dei campi, eccetera, e quindi li abbandonano questi campi e li lasciano quindi nelle mani di questi grandi latifondisti. Si crea infatti in questo periodo il latifondo a Roma, e infatti dice: o le prendevano con la forza, così da coltivare estesi latifondi al posto di semplici poderi. Essi vi impiegavano nei lavori dei campi e nel pascolo degli schiavi, dato che i liberi sarebbero stati distolti per il servizio militare dalle fatiche della terra. Ecco, il problema infatti è questo. I cittadini romani partecipavano alla guerra, erano i soldati dell'esercito romano, e pertanto abbandonavano i campi e quindi non riuscivano a coltivarli più perché rimanevano incustoditi questi campi. I campi venivano coltivati dagli schiavi. Mentre prima c'erano degli schiavi, ma erano in un numero inferiore, adesso con tutte queste campagne militari il numero degli schiavi aumenta considerevolmente. Tutte le popolazioni assoggettate con la guerra vengono fatte prigioniere, quindi vengono fatti schiavi, ecco, dai romani. E questo gran numero di schiavi consente di avere mano d'opera, consente a questi latifondisti, grandi proprietari terrieri, di avere mano d'opera per appunto i campi, i terreni. In tal modo i ricchi continuavano a diventarlo sempre di più, diventavano sempre più ricchi, e gli schiavi aumentavano per le campagne, mentre la scarsità e la mancanza di popolazione affliggevano gli italici, rovinati dalla povertà, dalle imposte e dal servizio militare. A dire la verità, magari non tutti gli italici pagavano le imposte, perché molti di essi erano esentati. Vedremo, saranno soprattutto i provinciali a pagare le imposte, ma sicuramente gli italici erano rovinati dal servizio militare e dalla povertà, che aumentava sempre di più. Insomma, la società era cambiata profondamente. L'ultima cosa che abbiamo spiegato la volta scorsa è la differenza fra due partiti: il partito del Circolo degli Scipioni da una parte e il partito di Catone dall'altra. E Catone parlava ancora come se la società romana fosse quella dei secoli precedenti, in cui tutti i cittadini erano piccoli coltivatori e quindi lavoravano la terra e poi insomma, poi andavano nelle guerre a combattere per lo Stato e poi ritornavano a coltivare il campo. Questo non era più possibile, la situazione era profondamente cambiata, quindi ormai è anacronistica la politica di Catone, non si rende conto che la situazione, la condizione della gente è cambiata, che la società è cambiata. Questi piccoli proprietari, che erano sempre stati il nerbo insomma della società romana, mano a mano diminuiscono sempre di più, diventano sempre più poveri, e vendono, come abbiamo detto, il loro terreno ai grandi proprietari, oppure addirittura i grandi proprietari se lo prendono e basta, senza
dare nulla in cambio. E quindi questi piccoli proprietari di una volta adesso diventano i parassiti nella città, soprattutto nella città di Roma, senza quindi un lavoro, vanno a Roma. A Roma che cosa trovano? Trovano la possibilità di ottenere ogni tanto delle elargizioni, diciamo, delle distribuzioni di cibo, di roba da mangiare, eccetera, perché lo Stato fa queste cose, ma per il resto vivono di stenti, quindi vivono ai margini della città e ai margini della società. E questo è un fenomeno che si ingrossa sempre di più. Insomma, sono state le guerre, ma soprattutto anche la concorrenza. Nel senso che una volta cioè questi piccoli proprietari producevano e non c'erano grandi concorrenti. Ad esempio, producevano dei cereali, poi li vendevano a Roma senza nessun problema. Adesso invece a Roma giunge il grano della Sicilia. Il grano in Sicilia è coltivato dagli schiavi e pertanto non c'è più possibilità di vendere il surplus, quindi quello che si produce in più. E quindi questi piccoli proprietari impoveriscono sempre di più e non riescono a reggere la concorrenza. Del resto, i grandi proprietari sfruttano gli schiavi sono a costo zero, si può dire, no? O meglio, lo schiavo lo devi pagare all'inizio, quando lo compri da un mercante. C'erano i mercanti di schiavi, infatti, allora. E poi dopo lo devi sostentare, diciamo, gli devi dare da mangiare e basta, non devi pagare, no? Quindi è chiaro che il grande proprietario, per lavorare il proprio campo non utilizza degli uomini liberi, ma utilizza gli schiavi perché costano di meno, la manodopera costa di meno e così si produce tanto, tanto grano, ad esempio in Sicilia, e questo grano viene portato a Roma, viene venduto e quindi questa concorrenza schiaccia, i piccoli proprietari che non riescono più a continuare a lavorare il terreno, in sostanza. Sono costretti a vendere la loro terra. Se i piccoli proprietari, invece di coltivare grano, ad esempio, avessero piantato delle piante di ulivo, oppure dei vigneti, se avessero avuto dei vigneti, sicuramente avrebbero potuto resistere, perché insomma, l'ulivo, quindi rendeva molto di più, sia la vite, il vino era molto ricercato, era un bene quasi di lusso, comunque con un prezzo molto molto elevato avrebbero potuto fare concorrenza. Il problema però qual è? Che tu pianti un ulivo adesso, ma ora che cresce ci vogliono un po' di anni, ci vuole un po' di tempo, no? E quindi non è immediatamente redditizio. La coltivazione dell'ulivo o la coltivazione della vite hanno bisogno di anni prima di consolidarsi in un terreno, prima di produrre e rendere effettivamente tanto. E siccome questi piccoli proprietari non possono aspettare gli anni, quindi mettersi a coltivare l'ulivo tanto per anni e anni, stare lì senza mangiare niente. E quindi cercano di sopravvivere in qualche modo. L'ho detto, la maggior parte delle volte trasferendosi in città. E quindi la situazione peggiora e peggiora sempre di più. Nel frattempo, nel latifondo, aumenta, dicevamo, il numero degli schiavi e la loro condizione, anche la condizione degli schiavi, vedremo, approfondiremo questo discorso, peggiora sempre di più. Per quanto riguarda i senatori non possono dedicarsi ad attività commerciali, però possono essere proprietari di terre e quindi i senatori approfittano di questo. In generale, i grandi latifondisti di cui stavamo parlando prima sono appunto appartenenti alle famiglie senatorie, sono loro. Allora, cosa dice la legge Claudia del 218 a.C.? Vieta ai senatori di possedere navi di grande portata che avrebbero potuto essere adibite al trasporto di merci e quindi al commercio. E quindi dopo questa legge diventa proprio vietato, del tutto vietato in sostanza ai senatori dedicarsi al commercio e quindi al commercio delle navi, eccetera, eccetera. Ecco il motivo per cui i senatori generalmente si indirizzano la loro attività economica soprattutto all'ampliamento dei loro terreni, delle loro proprietà, sempre di più, e diventano i grandi latifondisti. Quando i romani conquistavano un territorio, questo territorio diventava possesso dello Stato di Roma, diventava quindi ager publicus.
teoricamente questo ager publicus doveva essere diviso e spartito fra i vari cittadini romani. Invece in questo periodo questo ager publicus viene fagocitato da questi grandi proprietari terrieri, che diventano, che si accaparrano questo ager publicus. E quindi prima questo territorio veniva dato ai coloni, che quindi se un cittadino romano aveva bisogno di sostentarsi, lo Stato diceva: beh, abbiamo conquistato un territorio, ti diamo questo territorio, tu adesso te lo coltivi così puoi vivere e sostentare te stesso e la tua famiglia. Invece in questo periodo questi grandi proprietari, questi senatori eccetera, si accaparrano loro questo ager publicus, e questo crea una situazione di squilibrio sempre più forte. C'è la diseguaglianza sociale, c'è una disparità fra le varie classi sociali, mentre nel periodo precedente erano tutti piccoli proprietari. Anche gli stessi senatori nel periodo precedente non avevano grandi proprietà, quindi non c'era questa grande disparità. Invece dicevamo che che i senatori non possono dedicarsi al commercio. Però che cosa succede spesso? Siccome loro direttamente non possono dedicarsi al commercio, loro cosa fanno? Spesso liberano degli schiavi, lo schiavo è liberto, invece si può dedicare al commercio, a queste altre attività, e quindi loro non praticano direttamente il commercio, ma lo praticano attraverso questi schiavi liberati, quindi questi liberti, questi schiavi affrancati, di fatto esercitano il commercio al posto del padrone. È anche un rapporto del genere spesso si crea fra cliente e patrono. Il patrono potrebbe essere un senatore che non si può dedicare a commercio, mentre il cliente si può dedicare a commercio. Si crea un rapporto fra di loro per cui beneficiano, da una parte beneficiano della ricchezza, insomma, del senatore che è anche un grande proprietario terriero, eccetera, ma dall'altra beneficiano dell'attività commerciale che il senatore di per sé non può fare, ma fa il cliente al posto suo. Oppure, ecco, in questo periodo incominciano a esserci le province. Ecco, come erano governate le province? Un senatore, praticamente, spesso un ex console, oppure un ex pretore, chiamati anche spesso, infatti, proconsoli o propretori, si trasferisce nella provincia, quindi si trasferisce in Sicilia, oppure in Sardegna, oppure in Grecia, Macedonia, in Asia, che è l'Asia Minore, il regno di ex regno di Pergamo, oppure in Africa, in Spagna, eccetera, e governa per conto dello Stato romano, quindi ha questo incarico, ma di fatto sfrutta questo incarico per arricchirsi sempre di più, nel senso che è spesso in stretto contatto con gli esattori delle tasse e riesce a carpire più denaro possibile da questa situazione. Infatti, come abbiamo spiegato, i provinciali, cioè quelli che abitavano in queste zone, in queste regioni, dovevano pagare il tributo a Roma, dovevano pagare le tasse. E chi si arricchisce sono appunto i governatori, quindi dei senatori che si erano trasferiti là per governare la città, oppure si arricchiscono, come vedremo, i pubblicani, i nuovi ricchi. Ecco, fino adesso abbiamo parlato di queste classi sociali che sono un po' agli estremi della scala sociale, cioè grandi proprietari terrieri, latifondisti, senatori da una parte e schiavi dall'altra, o ex piccoli proprietari espropriati o comunque senza più terreno. Però dobbiamo dire che c'è un certo dinamismo sociale e anche altre classi sociali emergono, oltre a quella dei senatori, emerge in particolare la classe sociale degli equites, proprio per il fatto che, in base a quella legge Claudia, i senatori non si potevano dedicare al commercio, invece le altre classi sociali che erano appena sotto la scala gerarchica, quindi la classe sociale degli equites in modo particolare, si poteva dedicare al commercio e quindi si arricchisce tantissimo. Ad esempio gli equites
sono anche gli stessi mercanti di schiavi, possono essere degli Equites, e si arricchiscono tantissimo in questo periodo perché ci sono tantissimi schiavi da vendere, da comprare, eccetera, quindi si arricchiscono in questo modo. Oppure sono possessori di navi, perché abbiamo detto che i senatori non potevano possedere navi di grandi portata. Invece questi Equites possono possederle come? E allora il Mediterraneo è solcato dalle navi commerciali, e quindi vi ricordate che abbiamo fatto un discorso sulle navi, no? Le navi onerarie, quindi le navi più grosse, le navi da commercio, spesso trasportavano beni, appunto dicevamo dalla Sicilia, ma non solo, anche da altre province, soprattutto indirizzati a Roma, perché a Roma c'era il grande mercato di tutti i beni, di tutti i prodotti, e quindi si arricchivano tantissimo. Oppure fornivano l'esercito. L'esercito, ad esempio, aveva bisogno di vettovaglie, cioè aveva bisogno di cibo. Ecco. E questi mercanti forniscono questo cibo e quindi si arricchiscono tantissimo, anche perché ci sono tanti eserciti romani, abbiamo visto, in giro per il Mediterraneo, a combattere contro i Macedoni, a combattere contro la Siria, eccetera, eccetera. E così questo ordine dei cavalieri cresce moltissimo in questo periodo. In particolar modo, ecco, accentiamo la nostra attenzione su un gruppo di cavalieri, che sono gli esattori delle tasse. A loro viene affidato l'incarico dell'esazione delle tasse. Abbiamo detto che i provinciali devono pagare il tributo, devono pagare le tasse. Siciliani, sardi, greci, macedoni, asiatici, africani, ispanici, devono pagare le tasse a Roma. Roma, adesso dobbiamo capire che è organizzata ancora come all'inizio della Repubblica, quindi col Senato, con i magistrati cittadini, eccetera. Quindi non ha dei funzionari che possano andare in queste province a riscuotere le tasse. C'è qualcuno che fa questa proposta allo Stato romano, alla Repubblica romana, ed è qualcuno che ha una certa disponibilità finanziaria, che sono appunto questi Equites. Gli Equites dicono allo Stato romano: tu devi riscuotere le tasse in Sicilia? Bene, ti anticipiamo noi i soldi, poi tu però dai noi l'incarico, la licenza, il diritto di riscuotere tutte le tasse che riusciamo a riscuotere effettivamente. Quindi lo Stato romano si accontenta di ricevere forse meno di quello che avrebbe potuto prendere, insomma, se avesse avuto dei funzionari suoi. In cambio, questi pubblicani, quindi questi esattori delle tasse, quando andavano nella provincia, alla fine riuscivano ad ottenere non quello che avevano dato allo Stato romano, ma 2, 3, 4, 5 volte, 10 volte di più di quello che avevano dato allo Stato romano. Quindi provate a immaginare quanto si arricchivano questi pubblicani. Quando mai c'è un investimento che ti permette di ottenere il 100%, il 200, il 300%, cioè di raddoppiare, moltiplicare il denaro che tu hai investito? Ecco, questo avveniva a quell'epoca. Quindi questi pubblicani, questi esattori delle tasse, sono odiati dalla popolazione, ma la popolazione non può far nulla, perché loro hanno avuto il beneplacito da parte dello Stato romano, da parte della Repubblica romana, di riscuotere queste tasse, tutte quelle che sono in grado di riscuotere. E così ovviamente si crea malcontento nella popolazione delle province da una parte, e si creano ulteriori sperequazioni sociali, disparità insomma fra le varie classi sociali, e si creano dei nuovi ricchi che hanno un patrimonio straordinario. Nel frattempo la gente ha fame, dicevamo appunto che si crea una massa di disoccupati, di parassiti, di disoccupati, eccetera, all'interno delle città, soprattutto della città di Roma, che spesso si agitano, lo vedremo adesso con il prossimo paragrafo, ci sono le agitazioni sociali, delle rivolte, eccetera, perché si trovano in condizioni spesso di fame. Ogni tanto si cerca di rabbonirli con delle distribuzioni di grano, ma la situazione è comunque critica per loro. Pensiamo in particolar modo agli schiavi, adesso approfondiremo il discorso, ma gli schiavi che lavorano nel latifondo, quindi che lavorano nelle proprietà terriere, diciamo, si trovano in condizioni sempre più disperate.
difficili, e anche gli stessi clientes, che però sono generalmente in una situazione migliore rispetto agli altri. I clienti sono quelli che non hanno proprietà, ma che riescono a trovare appoggio in un personaggio, un patrono che ha determinate risorse e quindi riescono a campare meglio. Ma gli altri invece non si trovano in gravissime difficoltà, e quindi ogni tanto, vabbè, il governo, che praticamente quindi è Senato e i consoli, eccetera, distribuiscono gratuitamente farina e pane perché si trovano di fronte a questa situazione. Insomma, la società nel secondo secolo a.C. si presenta come una società profondamente divisa, e quindi con delle differenziazioni fra classi sociali e fra le condizioni di questa gente. Allora, parliamo adesso degli schiavi. Nel periodo precedente i romani certamente già avevano conosciuto la schiavitù, e gli schiavi però erano soprattutto schiavi di famiglia, detti famuli. Anche la stessa parola famiglia comprendeva non solo i parenti, ma comprendeva anche gli schiavi nel periodo precedente. Facevano parte quindi della domus, della casa, della famiglia, in un certo senso, gli schiavi. E quindi la loro condizione era tutto sommato una buona condizione. Invece, con le guerre, insomma, abbiamo detto soprattutto in questo secondo secolo a.C., arriva una gran massa, una gran quantità di schiavi a Roma, e questi schiavi vengono impiegati in un modo completamente diverso. C'era una grande gradazione comunque fra gli schiavi, è una gerarchia che faceva sì che gli schiavi fossero spesso molto diversi fra di loro nella condizione. Nel senso che, ad esempio, se a Roma arrivavano degli schiavi provenienti dalla Grecia ad insegnare la grammatica, la retorica, eccetera, questi schiavi godevano di una condizione sociale migliore. Oppure se venivano a fare i medici, oppure i farmacisti, i primi medici, i primi farmacisti arrivano a Roma proprio in questo periodo e sono schiavi provenienti dalla Grecia, però spesso possono godere di una buona condizione, perché addirittura a Roma non si conosceva la medicina, non si conosceva la farmacia, e quindi possono godere di una buona condizione. Invece, altri schiavi, ad esempio quelli impiegati nella costruzione di edifici pubblici, quindi adesso quando si costruiscono grandi edifici pubblici, appunto sono utilizzati gli schiavi per lavorare per queste grandi costruzioni, mentre nei secoli precedenti c'erano anche cittadini liberi. Perché gli schiavi costano di meno, per esempio. Oppure nelle miniere, oppure nelle navi come rematori venivano usati gli schiavi. E come abbiamo già detto più e più volte, nelle proprietà private come contadini, come braccianti, e questa sicuramente era una situazione, era una condizione, si può dire, la peggiore. Pensate, per esempio, che il nome ergastula indicava le abitazioni degli schiavi nella villa, quindi nella residenza di campagna del grande proprietario terriero, cioè gli schiavi vivevano lì. Provate a immaginare quindi visto che oggi come oggi noi diciamo che ergastolo vuol dire carcere a vita, in un certo senso era un carcere a vita il loro. Loro erano costretti a vivere in condizioni pessime, in questi spesso scantinati, insomma, in queste ville padronali, e erano costretti a lavorare dalla mattina alla sera, quindi condizioni anche fisiche degradanti. Sta di fatto però che col tempo gli schiavi potevano essere affrancati, soprattutto quelli che in genere vivevano in famiglia, quelli che facevano i precettori ad esempio dei bambini, e quindi che praticamente erano insegnanti dei bambini, oppure quelli che in generale aiutavano, erano più a stretto contatto col padrone. Spesso venivano affrancati, anche per il discorso che facevamo prima, cioè che era conveniente al padrone affrancare gli schiavi perché potevano svolgere attività che loro in prima persona non potevano svolgere. I liberti, quindi gli schiavi affrancati, diventano sempre più importanti. Lo schiavo veniva liberato con una cerimonia, con un rito, una manumissione, quindi in sostanza con una specie di
stretta di mano, veniva liberato, liberato da emancipia, emancipato, infatti vuol dire etimologicamente liberato dai ceppi, dalle catene della schiavitù. E quindi diventava un cittadino romano, manteneva una condizione di dipendenza dal suo padrone, ma diventava cittadino romano. I suoi figli non erano più neanche considerati liberti, erano considerati cittadini romani a tutti gli effetti. L'affrancato riceveva il prenome e il nome del suo patrono, quindi se era affrancato da un certo Marco Manilio, insomma, si chiama Marco Manilio, e poi il suo vecchio nome di schiavo diventava il suo cognome. Venivano iscritti nelle quattro tribù urbane, nelle centurie dell'ultima classe, esercitavano il diritto di voto. Poi nell'84 a.C. ottennero il diritto di iscriversi in qualsiasi tribù e anche di iscriversi ad una classe corrispondente alla loro ricchezza. Mano a mano, andando avanti nei secoli, i liberti diventeranno sempre più ricchi. Infatti li incontreremo poi addirittura nel primo secolo d.C., i liberti dell'imperatore diventeranno personaggi di grande influenza e di grande importanza. Abbiamo già sottolineato, insomma, il rapporto particolare che c'era fra clienti e patroni. Era basato questo rapporto sull'obbedienza. Il cliente doveva obbedire, tant'è vero che la stessa parola cliente deriva da cluere, che in latino vuol dire obbedire. È l'obbligo dell'onore, quindi se il padrone poi doveva essere difeso, ecco, anche dal cliente. Il patrono a sua volta non poteva maltrattare il cliente, e non poteva testimoniare contro il cliente, e il cliente non testimoniava contro il patrono. Quindi c'era una sorta di patto di difesa, di protezione. In cambio il patrono invitava praticamente a pranzo il cliente e anche la sua famiglia, in cambio di tutti i favori che gli faceva il cliente. E avere tanti clientes, cioè tanti clienti, era considerato una specie di status simboli, quindi un simbolo di un certo stato sociale, e poi poteva essere molto utile. Ad esempio, i patroni spesso erano dei senatori che magari ambivano, o senatori volevo dire dei nobili, che ambivano a grandi cariche pubbliche. Avere tanti clienti poteva essere utile nel corso della campagna elettorale, diciamo così, no? Cioè per cercare di accaparrarsi più voti possibile nei comizi centuriati. Questa situazione, questa condizione comunque molto difficile degli schiavi, portò a delle rivolte. Leggiamo un passo di Diodoro Siculo in cui si spiegano quali erano le condizioni in cui viveva la gente, ad esempio gli schiavi in campagna. Vediamo cosa dice Diodoro Siculo nella sua biblioteca. Essi trattavano gli schiavi con durezza e rigore e non si preoccupavano minimamente del loro vitto e del loro vestiario, tanto che la maggior parte di quegli infelici erano costretti a procurarsi il necessario rubando. Dappertutto quindi era vivo il brigantaggio, quasi che si fosse sparso per le campagne un esercito di pirati e di predoni. I governatori della provincia cercavano di mettere fine al fenomeno, ma poiché non osavano punire i colpevoli come sarebbe stato necessario, per paura dei ricchi e potenti padroni che avevano pieni poteri sui loro schiavi, erano costretti a chiudere gli occhi di fronte a tanti saccheggi e delitti. Per di più, la maggior parte di quei padroni erano cavalieri romani e giudici per i reati commessi dai governatori delle province, sicché questi ultimi erano in stato di grande soggezione nei loro confronti. Quindi, come vedete, la situazione è molto difficile, tanto che addirittura quando gli schiavi si trovavano in una condizione così difficile, ottenevano praticamente dal padrone il permesso di andare a rubare, di andare a saccheggiare, e quindi c'era una situazione sempre più complicata. È chiaro che in una situazione del genere si creano i presupposti per delle rivolte, si creano i presupposti per delle ribellioni. È il caso della rivolta degli schiavi che avviene nel 136 a.C. Siamo in Sicilia, uno schiavo di nome Euno, siriano, guida una rivolta
contro Roma, praticamente contro in Sicilia soprattutto la situazione era difficile, perché abbiamo detto che c'era la coltivazione del grano, c'erano tante grandi proprietà e quindi c'erano tanti schiavi disposti a ribellarsi, disposti a tutto, insomma, pur di ribellarsi a questa situazione. Questa rivolta viene sedata nel sangue, solamente nel 132 a.C. però, quindi dopo 4 anni di rivolta, le legioni di Roma riescono a prendere il controllo dell'isola. È chiaro che di fronte a questa situazione, ci sarebbe una soluzione politica, sì, ci sarebbe la soluzione politica, cercare di combattere il latifondo in particolar modo, cioè di combattere la concentrazione della proprietà nelle mani di pochi grandi signori. E c'è qualche nobile aristocratico romano illuminato che intuisce che come dire, a lungo andare una situazione sociale di questo genere avrebbe creato problemi anche alla stessa Repubblica Romana, al Senato, eccetera. Quindi occorreva prevenire, occorreva invertire la rotta, cercare di creare i presupposti per un cambiamento, per un miglioramento sociale e quindi, ad esempio, per una distribuzione maggiore della ricchezza e anche delle terre. E questo l'intento dei Gracchi. Ad esempio, leggiamo quello che dice Plutarco nella vita di Tiberio Gracco. Plutarco ha scritto la vita di Tiberio e la vita di Caio Gracco. E a proposito di Tiberio Gracco dice questo: Tiberio, che perorava una causa giusta e onorevole, quella appunto della giustizia sociale, e aveva una tale eloquenza che avrebbe saputo difendere efficacemente anche una posizione meno rispettabile, non era certo un avversario facile. Così, con la folla che si accalcava intorno, prese posto sul podio degli oratori e parlò in difesa dei poveri. Quindi Tiberio Gracco viene nominato tribuno della plebe e in qualità di tribuno della plebe incomincia a fare dei discorsi a Roma e la gente, soprattutto questa gran massa, dicevamo, di diseredati, disoccupati, parassiti, poveri, schiavi, eccetera, ascolta con attenzione quello che dice Tiberio Gracco. In Italia gli animali selvatici, disse Tiberio Gracco, hanno le proprie tane dove trovare rifugio, ma gli uomini che portano le armi e rischiano la vita per la salvezza della patria non hanno nient'altro che aria e luce. Cioè, i soldati romani che hanno combattuto, che stanno combattendo, abbiamo visto queste campagne militari, non hanno più neanche il loro terreno, è stato espropriato dai grandi latifondisti. Mentre invece gli animali selvatici comunque la loro tana ce l'hanno. E non avendo case o ricoveri propri, sono costretti a vagare con mogli e figli senza posa. Dicevamo di questo trasferimento, emigrazione ad esempio di questi piccoli proprietari dalle campagne in città alla ricerca di cibo praticamente. Disse che i comandanti commettevano un errore ridicolo quando alla testa dell'esercito esortavano i soldati a combattere per i loro sepolcri e i loro altari, quando nessuno di loro possedeva un altare o una tomba e neppure una casa dove difendere i resti dei propri antenati. Eppure combattevano e cadevano, ma per difendere il lusso e la ricchezza degli altri. Venivano considerati i padroni del mondo, ma allo stesso tempo non avevano un palmo di terra che potessero chiamare come proprio. Ecco qual è la soluzione che propone Tiberio Gracco. Questa gente qui non ha neanche uno straccio di proprietà sua, cioè di terreno suo. Ridiamo a questi ex piccoli proprietari che adesso non hanno più niente, a questi soldati romani che hanno combattuto tanto, hanno combattuto anche addirittura per le case, per i sepolcri, per la ricchezza e per le proprietà di altri, mentre loro ritornando in patria non hanno più trovato niente. Ridiamo a queste persone quello che avevano una volta. Ridiamo a loro una proprietà, un piccolo terreno, per quanto piccolo da coltivare, da considerare proprio una casa, e così la situazione sociale migliorerà. Non ci rendiamo conto di come sta peggiorando la situazione sociale a Roma in questo secondo secolo avanti Cristo, dice Tiberio Gracco. Quindi riesce a convincere la gente che c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di
ridare la proprietà a queste persone che non hanno più niente. E questo automaticamente anche risolverà tanti problemi della città di Roma e darà anche più potere al Senato, darà anche più potere paradossalmente ai nobili e all'aristocrazia. Se i nobili e l'aristocrazia vogliono continuare a mantenere il loro potere, devono rendersi conto che non possono continuare a pretendere solamente e a non dare niente. Ad esempio, non è giusto che la proprietà sia concentrata nelle mani di pochi. Altri video didattici su a tuttascuola.it.